Dove sei? Ricomincia così la storia umana dopo il peccato. Da questa domanda anche noi possiamo ricominciare in un tempo nel quale pare che abbiamo perduto nuovamente la strada del paradiso. A più riprese Papa Francesco ci ha invitato a considerare le situazioni di ingiustizia sociale, i patimenti di larga parte dell'umanità, le sofferenze del creato. E proprio la natura ci presenta una sorta di rendiconto delle nostre azioni dissennate: alluvioni, cambiamenti climatici, inquinamento globale ed ora la pandemia da Covid-19. Dove sei, o uomo? Si ripete in noi il dramma di Adamo. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Si nascondono i grandi della terra che non hanno idee di rinnovamento e vive nella paura gran parte della popolazione. Ormai da decenni si diffondono sempre più fobie e piccoli o grandi attacchi di panico. Crescono l'ansia e la sensazione di essere minacciati sempre. Aumentano gli stati depressivi e i disturbi della personalità. La pandemia poi ha accentuato queste forme di psicosi ed ha fatto emergere la paura della morte. C'è chi la esorcizza negando il rischio del contagio, o chi al contrario fa interminabili disquisizioni, si ripiega, si chiude ed impone a se stessi, a se stesso e agli altri delle regole più restrittive di quelle che le norme prevedono, senza che ci siano dati oggettivi a motivarle. Mi sono nascosto perché sono nudo. La paura ci spinge a sottrarci a uno sguardo d'amore e a rimanere in preda al dubbio profondissimo circa la nostra amabilità. La mia nudità è amabile? Fobie, panico, ansie e timori ingiustificati affondano le radici in quelle zone buie dell'anima che riteniamo di non poter accettare e ci scandalizzano. Ma così facendo perdiamo contatto con la realtà e cominciamo a dare interpretazioni riduttive o distorte, fantasiose. Pensate ai farisei e ai capi del popolo al tempo di Gesù. Spesso non siamo consapevoli di ciò che temiamo, ma vivere mascherati nel nascondimento porta a giudizi ed azioni irrazionali. La paura uccide, uccide la libertà. Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. Grazie a Dio c'è una tensione irrisolvibile dentro la storia tra la donna e il seduttore che travia la mente e toglie lucidità al giudizio. La donna, madre di tutti i viventi, insieme alla sua stirpe si oppone al serpente antico e alla sua stirpe. Grazie a questa inimicizia possiamo aspirare alla libertà dagli inganni che conducono l'umanità alla rovina. Guardiamo a Maria, a questa nostra sorella, al suo mistero, alla sua vicenda umana, ai suoi sentimenti, ai suoi dolori e al suo amore per accedere al regno della libertà. Ella è immacolata. La luce della purezza di Maria ha sempre brillato nel popolo cristiano. Fin dai primi secoli del cristianesimo, la stirpe della Vergine Madre, i piccoli, i semplici del Vangelo, ha venerato la tutta santa, la tutta bella. Cogliamo una prima parola di verità per noi. Ella, totalmente trasparente all'amore divino, nella sua nudità
attesta la bontà del corpo, dell'anima e dello spirito umano. Perciò ogni uomo, e specialmente tutti noi battezzati, possiamo uscire allo scoperto. Pensare di non essere amabili è uno degli inganni più letali dell'esistenza. Tu sei degno di stima e io ti amo, dice il Signore. Allora bando alla paura, coraggio. Porta sotto la luce dello sguardo di Dio ciò che nascondi nel cuore e lasciati amare. Ella è concezione senza macchia. Secondo San Massimiliano Kolbe, la concezione è propria dello Spirito di Dio, che è concezione dell'amore tra il Padre e il Figlio. Come narra il Vangelo di Luca, Maria attende l'unione che genera vita nell'assoluta dignità e integrità, dentro lo sguardo d'amore di Dio. La Vergine sposa è feconda e genera la vita, perché con lo Spirito che l'ha adombrata ripete incessantemente: Maranatà, vieni, Signore Gesù. Così Maria diviene la Vergine fatta Chiesa, come la invoca San Francesco e come la vivono i poveri in spirito. La loro fede semplice è una via maestra. L'arcivescovo di Santiago, creato cardinale insieme a me nel recente concistoro, mi ha detto che la Chiesa in Cile sta attraversando una fase di grandissimo turbamento, ma il popolo dei piccoli rimane nella Chiesa perché in loro è rimasta salda e chiara la venerazione per Maria e la sua maternità divina. No toques a la Virgen, ay del que toca la Virgen, guai a chi tocca la Vergine, dicono i poveri. E cogliamo così una seconda parola di verità. Maria e con lei tutti i cristiani resi santi e immacolati di fronte a Dio nella carità sono fecondi. Allora bando alla depressione. Noi siamo fatti per generare vita. La vita di Dio vuole erompere dal nostro grembo in modo creativo e nuovo. Alcune esemplificazioni. Non possiamo restare timidamente chiusi nelle sacrestie o continuare a ripetere le solite cose. Né possiamo preoccuparci di farci accettare da tutti, di raccogliere consensi, di non ricevere troppe critiche e di non perdere qualche privilegio. Ancora, finché ci sarà un povero nel mondo, non possiamo restare in pace. Per cui è ovvio che è irrazionale stare ad aspettare che passi la piaga del Covid per ricominciare tutto come prima. Questa piaga ci chiede di attivarci per cambiare stile di vita, per uscire dalla schiavitù dell'attuale sistema economico e rientrare nella via che conduce al paradiso, la via della fraternità, dell'amore reciproco. Da ultimo, non si può lasciar soffocare il Vangelo da niente e da nessuno. C'è un'etica della coscienza cristiana che è sovrana ad ogni forma di organizzazione sociale. Siamo stati resi liberi e pur senza reagire con violenza alla persecuzione, dobbiamo conservare la libertà di vivere il Vangelo a costo di pagare con il sangue e germe di nuovi cristiani. Doniamo vita al mondo, doniamo la nostra vita al mondo. Dio voglia che in noi maturi il coraggio della purezza e la libertà del martirio. Stringiamoci a Maria
Vergine fatta Chiesa, che incessantemente con lo Spirito ripete: Maranatà, vieni, Signore Gesù, si compia questo avvento. Amen.